la promessa era stata fatta. Comunicare. C'è un'altra parola d'ordine? Costruire ponti. Sì, costruire momenti di dialogo, comunicare le cose che vengono fatte o le cose che si ha intenzione di fare e poi ogni tanto fare una verifica sul fatto che le cose si stanno davvero facendo. Noi siamo partiti dicendo che avremmo voluto far dialogare di più i tre enti che hanno costruito la fondazione e penso che qualche risultato in questo senso sia arrivato. Abbiamo detto che avremmo voluto coadiuvare la soprintendenza e tutti e chiunque sia diciamo così abbia la vocazione a fare la tutela e la ricerca nelle modalità che ci verranno consentite o che saranno utili. E nella promozione e nella valorizzazione vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo coinvolgere l'università, vogliamo coinvolgere la soprintendenza, il segretariato, chiunque abbia titolo per darci una mano per valorizzare quello che ho sempre detto è un parco archeologico naturale. Il Sinis, il Cabras hanno sedimentazioni archeologiche che partono dal quinto millennio avanti Cristo con Cucuruisarrius, proseguono col Nuragico, nel tardo Nuragico i giganti di Monteprama e poi parallelamente o subito dopo la fondazione della città fenicia di Tarros, che poi diventa punica, che poi diventa romana e che poi dispiega le sue attività fino all'anno 1000, fino ad arrivare ai giudicati. Abbiamo dunque davanti a noi davvero una sovrapposizione di storie che vanno a formare una storia unica e antica che dobbiamo provare a raccontare in maniera corretta. Siamo però al Salone del Libro e la parola torna al centro, no? Al centro del campo. E raccontare con equilibrio, con correttezza, con trasparenza e anche pensando a chi stai raccontando, quindi ai destinatari di questa narrazione. È una scuola di storytelling che però parte, no? Parte dalla verità, verità storica e archeologica in questo caso. Non dobbiamo avere difficoltà a relazionarci con due questioni che corrono parallele. Da una parte c'è la scienza, c'è l'accademia, c'è la ricerca che deve continuare e che noi dobbiamo supportare al massimo. Abbiamo necessità di dare certezze ma anche di non fermarci nell'attività di ricerca. Non possiamo difendere lo status quo, dobbiamo cercare di continuare a interrogarci e a capire cosa è successo e soprattutto cosa è stata la Sardegna per migliaia di anni al centro del Mediterraneo. Parallelamente corre un altro tipo di divulgazione, corre un racconto anche emozionale che è legato alla fantasia, è legato anche al mistero, all'esoterismo, a tutta una serie di altre questioni che interessano migliaia di persone. E non dobbiamo avere paura che dunque il mondo del cartone animato, il mondo della cinematografia, il mondo dell'editoria nelle sue diverse sfaccettature si avvicini a questo mondo fantastico. Questo non farà nessun male alla scienza e all'accademia perché le cose saranno ben separate. C'è una verità storica che via via si sta formando attraverso la ricerca e dall'altra ci sono tutta una serie di situazioni che gli uomini e le donne ogni giorno cercano per soddisfare i loro bisogni e i loro desideri.